felice insieme a Isabel Sara e Matteo di chiudere questo percorso che è stato molto bello, molto ricco, originale. E quindi penso che insomma molte connessioni sono arrivate e si sono innescate grazie a questo percorso. E, è interessante che questa serie, no? Hai detto Paolo, è una serie, la prima serie di questi episodi e connessioni, poi diciamo già in lavorazione la prossima programmazione che sicuramente sarà altrettanto più originale. Noi volevamo un po' organizzare questo incontro finale con una chiacchierata, quindi con l'auspicio veramente di coinvolgere molto anche voi e sentire la vostra voce. Quindi ci siamo organizzati e il collega Walter, che ringrazio tantissimo per l'assistenza tecnica e l'ospitalità in questa stanza, è pronto a darvi la parola. Quindi sorveglieremo la chat, quindi nel momento in cui vi sentite di commentare, intervenire per condividere un pensiero, così come lo faremo noi oggi, in maniera anche più destrutturata, più libera, lasciandoci proprio guidare dai vostri lavori, quelli che voi avete condiviso nel nostro Padlet. Quindi ecco, non esitate a chiedere la parola, a prenotarvi, perché ce l'aspettiamo, è importantissimo. E quindi volevamo appunto dividere l'incontro in due momenti, una prima parte dedicata a riguardare e ripensare insieme a questa call to action che vi avevamo lanciato l'altra volta. Ricordate che vi avevamo proposto una sorta di compito, pensare un luogo dove svolgere la vostra nuova prima lezione del prossimo anno. Quindi provando a immaginare il futuro superata la pandemia, che luogo scegliereste per la vostra prima lezione, no? Vi abbiamo chiesto. E vi avevamo dato un Padlet che rimetto anche qua in chat perché condivido lo schermo, ma lo potrete senz'altro anche seguire in maniera più gradevole davanti direttamente sul vostro computer se siete davanti al computer. Quindi vi avevamo formulato questa domanda, scegliete un luogo speciale e significativo che vi consenta di lavorare su tre aspetti, no? Avevamo chiesto di sancire questo nuovo inizio di un futuro diverso, di un futuro desiderabile, un luogo che vi consentisse di promuovere un'idea diversa di scuola e che vi consentisse di costruire nuove connessioni educative, quindi riagganciandovi ai tanti elementi di valore che sono arrivati da questo percorso. E lì, diciamo, la vostra fantasia, i vostri contributi si sono, diciamo, scatenati e quindi moltissimo è stato prodotto e condiviso nel tablet, che adesso vado anch'io a condividere come immagine. Quindi in questa prima parte dell'incontro vogliamo guardare, lasciarci ispirare e commentare questi vostri lavori, commentarli con voi, insieme a voi, e poi dedicare una seconda parte dell'incontro a un approfondimento di alcuni aspetti anche più metodologici che ovviamente sottostanno anche questa tipologia di compito, no? Allenarsi a utilizzare le strategie visuali che diciamo, avete approfondito anche in incontri precedenti, ne abbiamo parlato anche nello scorso incontro. Quindi vado a condividere il vostro Padlet, eccolo, dovrebbe essere arrivato a voi ora. E così ecco lo sfoglio, guardiamolo un attimo insieme, lo metto in modalità così di, diciamo, come sfogliare un albero, ecco, in questo, un album, quindi ecco, questa è un'immagine che viene da Cinzia, Matteo Lippi. Ecco, abbiamo notato, intanto poi li commentiamo anche ovviamente da tanti punti di vista, abbiamo notato che anche alcuni dei vostri studenti hanno contribuito. Poi qualcuno di voi che ha riproposto questa attività agli studenti, ecco, vi chiediamo di prendere la parola e di raccontarci come l'avete fatto e diciamo che tipo di attività avete messo in moto, ecco, per riproporre questa attività e condividere con gli studenti, perché alcuni post sono evidentemente di vostri studenti. Ecco, vedete che alcune sono solo immagini e altre contengono anche una descrizione testuale che le accompagna, come in questo caso geometrie sostenibili.
di Alessia, e poi no, non le leggo perché dopo ci torneremo su, sto soltanto così, diciamo, anche un po' sfogliando questo album ecco, veramente di sintesi, ecco, di questo percorso, potremmo anche dire. Il cerchio della vita. Un mondo pulito di Maria Dina. Bliss. Vedete quante, ovviamente ci colpisce subito e sicuramente sia io che gli altri colleghi abbiamo da commentare qui sul fatto che molte immagini hanno come soggetto la natura, l'immersione della natura, la connessione con la natura. Questa è sicuramente una dimensione che emerge molto forte. Questa era la consegna di lavoro. Il mare, forza inarrestabile. Molto mare. Altro mare. Acqua che scorre è veramente in molti soggetti da voi proposti. Ecco che arriva a New York. Poi la ricommentiamo insieme riguardandola poi con punti di attenzione. Di nuovo il mare. Una caccia al tesoro nel giardino della scuola. Una salita su una vetta. Pensieri aperti. Ecco, qui in questo caso, diciamo, il posto è composto da tante immagini che sono proposte di architetture, un'architettura ideale di scuole, no? Edificio in vetro, e spazi, come vedete, che sono unione tra interno e esterno. Un punto d'attenzione diverso. È qualcuno che sta postando ora in questo momento, ho ricevuto una notifica che Ecco, Maria Chiara, ti posso chiedere di tornare a 2 immagini fa? Perché volevo chiedere alla persona di commentarlo perché non volevo appunto sapere quello questa. precedente. Ok, Questa sì. va bene. Sì, ecco, infatti, perché non tutte le immagini sono identificate con nome e cognome dell'autore o dell'autrice, quindi ecco, su questa sì, grazie se vi prenotate anche se si può prenotare l'autore o l'autrice per prendere la parola e anche poi spiegarci meglio. Sicuramente, e chiunque di voi lo voglia fare sulla propria produzione o sulle produzioni dei colleghi. Ecco, arriviamo verso, diciamo, la fine del repertorio che avete prodotto. Di nuovo spazi natura. E in questo caso mancava la condivisione. Di nuovo mare. Altro punto di vista, natura. Questo è un piccolo booklet che adesso non riesco a sfogliare in questa modalità. Devo tornare a uscire dalla modalità di presentazione e poi lo guardiamo. Vedete come appunto molte immagini avevano, come avevamo chiesto nella consegna, anche un titolo, una didascalia. In alcuni casi anche l'indicazione della persona che l'ha postata insieme all'indicazione della materia.
Questo, diciamo, ci consente questa completezza anche di restituzione della consegna, ovviamente ci consente di formulare anche delle osservazioni e degli spunti di condivisione che possiamo fare solo nella globalità della consegna o in maniera, diciamo, più completa. Bene, direi che ecco, siamo arrivati al 48. Scorro velocemente le altre, giusto perché a colpo d'occhio guardiamo i soggetti e poi torniamo sopra sui punti d'attenzione. Ecco qua. Ecco, benissimo. Quindi diciamo, vedete quanto ricco, no? Questo collage, no, di produzioni che avete postato su questo stimolo. Ecco, io mi sono appuntata alcune sottolineature guardandolo, sia in relazione a due dei tre punti che avevamo richiesto nella consegna, cioè l'elemento di connessioni, no? Avevamo chiesto un luogo che vi consentisse di sottolineare delle connessioni educative e anche un luogo che desse evidenza dell'idea di scuola che avete, per appunto l'idea di scuola ideale, diciamo, una scuola che esca dalla situazione dell'emergenza e che vada verso una dimensione desiderata. E quindi ecco, sull'idea di scuola, queste immagini nelle vostre sottolineature, nei titoli, nei sottotitoli che hanno, portano alla luce tanti elementi valoriali. Per esempio, l'elemento valoriale di scuola aperta. Ricordate quella immagine che abbiamo guardato che prevede una scuola con spazi aperti. Qualcuno di voi ha detto vorrei una scuola con delle costruzioni di vetro da dove si possa essere in interazione, vedere la natura, essere come dentro la natura, no? Quindi il lavoro di Gaia che si intitolava Naturalmente Liberi o questo, diciamo, la carrellata di pensieri aperti che abbiamo visto, queste architetture di vetro, sottolineavano il valore dell'apertura. Alcune produzioni invece sottolineavano il valore della sfida, dello sforzo. Mi riferisco per esempio a quelle due immagini che riguardano la salita sulla vetta delle montagne. C'è un percorso a un certo punto di un docente, adesso lo vado a rifarvelo vedere. Eccolo, questo. Che proprio hanno questa come sottolineatura, no? La dimensione della sfida. In questo caso qui dice rappresenta bene la fatica del perché, che la fatica del percorso è la strada per una vetta più alta. Ci sono due produzioni che richiamano molto questa dimensione della sfida, dello sforzo, e un'altra che proprio è una immagine presa dal docente che dice mi piacerebbe fare lezione lì perché è lì che ho superato l'altezza di 3.000 metri per la prima volta, no? Nella mia vita. Molte invece di queste produzioni sottolineano una dimensione legata ai valori, all'idea di scuola aperta a un'esperienza sensoriale ampia. Alcune sottolineano proprio la dimensione dell'ascolto, guardate questa, no? Che dice proprio è una scuola, vorrei che si, mi sembra che il sottotitolo, ecco, non basta parlare, basta giudicare senza conoscere, fermiamoci ad ascoltare. E quindi diciamo l'attenzione su questa dimensione sensoriale, ma anche sulla dimensione dello sguardo, a me gli occhi, c'è un post che dice proprio così, guardate, dice, ho immaginato di tutto, ambienti aperti, prati infiniti e poi quello che mi manca di più di tutto è una lezione di classe con gli occhi degli studenti che mi scrutano e mi fanno capire se hanno capito. Mancano i loro occhi espressivi e parlanti. Non faremo più a meno di metodologie nuove che abbiamo imparato ad utilizzare, ma gli occhi, quelli sì che mi mancano, no? Quindi la dimensione degli sguardi, la dimensione anche in altre produzioni che riguarda proprio l'esperienza
corporale anche completa della scuola, del ritrovarsi e molto in connessione con la natura. Anche un altro post che si intitolava La primavera educativa aveva un po' questo accento della dimensione sensoriale, quindi scuola aperta all'esperienza dei sensi, scuola, idea di scuola che è una sfida da raggiungere, che è proprio sfidare un proprio limite, idea di scuola che consente che a ogni studente di essere protagonista. Idea di scuola che è svolta e libertà. Ricordate una delle poche immagini, devo dire, no? Che riguarda la dimensione di città e non quella di spazio naturale, come invece avete visto la prevalenza, porta, in questo caso la docente Chiara Miglianti, che dice: io ho scelto questo come primo luogo per la mia nuova prima lezione per svariati motivi, ma perché ho sempre pensato prima di tutto New York come luogo di svolta. Perché a me è di libertà, ha sempre dato questa sensazione, no? E quindi appunto un territorio, ecco, che è opportunità, che è libertà, che è svolta. Oppure pensate a tutte le immagini e le dimensioni che riguardano il mare. Ecco, qui in questo caso una sottolineatura che mi era venuta era proprio questa dimensione di inarrestabile, di forza inarrestabile. Quindi questo messaggio di un'idea di educazione che è inarrestabile, che va oltre i limiti che noi possiamo, domando, sarebbe interessante appunto parlarne e su questo veramente vi invitiamo a prenotarvi per parlare. E poi ecco, lascio la parola ai colleghi per estendere ed ampliare questi commenti su questa grandissima ricchezza, perché molte altre connessioni voi avete individuato con le vostre discipline, con il tempo, con il passato, il futuro, con la dimensione delle tecnologie. Però ecco, lascerei la parola a Sara, Matteo e poi a Isabel anche per condividere un po' queste prime impressioni. Prego, Matteo, vuoi andare tu? Io, Sara, non so, Vai. benissimo, Sara, vai tu. Vai pure te, Matteo. Va bene, stiamo facendo anche complimenti a vicenda. Allora, no, grazie, grazie molte, Maria Chiara, per queste prime sollecitazioni. Io innanzitutto vorrei ringraziare chi ha partecipato, no, a questa attività, un ringraziamento non solo formale, no, nel senso che tra le mille cose che abbiamo da fare, partecipare a un corso di formazione e attraverso questo corso di formazione anche assumere un ruolo attivo, propositivo, creativo, insomma, non è, no, qualcosa che consideriamo scontato. Ecco, quindi davvero, un ringraziamento. Per aver a chi ha insomma, partecipato o comunque a chi ha voluto offrire il proprio contributo. E al di là di questo, grazie anche per la grande varietà, no, di sollecitazioni che ci avete offerto. Io penso che sia stata un'attività per noi sicuramente molto interessante, generativa, ecco, di possibili piste di riflessione, di approfondimento, su cui sicuramente, ecco, avremo anche da ragionare in prospettiva. Io vorrei commentare in tre punti molto veloci insomma, questo Padlet. Quindi tre aspetti che mi hanno colpito e che questo lavoro mi ha sollecitato. Allora, il primo aspetto è la forza delle immagini e dei luoghi, nella capacità di toccare le nostre emozioni, e di promuovere la nostra, di stimolarci e promuovere il nostro coinvolgimento e consentirci di immaginare. Allora, in qualche modo abbiamo messo in pratica quello che la volta scorsa avevamo, diciamo così, ipotizzato da un punto di vista teorico. E il vostro contributo e questo Padlet, a mio modo di vedere, mostra davvero che
quella citazione di Dardel di 50, di più di 70 anni fa, ormai, 70 anni fa ormai era corretta, no? I luoghi non ci sono indifferenti, no? Non è una condizione distaccata, ma generano dei significati profondi per ognuno di noi e le immagini sono un modo di, no, creare questo collegamento con i luoghi. Quindi adesso, al di là che voi abbiate pensato a dei luoghi specifici, alcuni l'hanno fatto, hanno evocato attraverso questa attività dei luoghi importanti, no, nella loro vita, ma altri hanno semplicemente immaginato, no, degli ambienti o delle situazioni, ma nonostante questo, attraverso l'immagine vi siete effettivamente calati, no, nei luoghi e questo vi ha consentito di interrogare voi stessi, di immaginare, no? Si connette alle nostre aspirazioni, no? Ai nostri desideri, tutte queste, alle nostre risorse anche che siamo in grado di mettere in gioco. Ecco, io ho trovato una dimensione personale fortissima, nei vostri contributi. E mi è piaciuto molto quello che stava dicendo prima Maria Chiara, cioè emerge in modo molto forte questa dimensione della forza, della sfida, come se per uscire dalla situazione in cui siamo, dobbiamo veramente fare appello alle nostre, no, risorse interiori e questo però ci permette anche di immaginare dei futuri. Dobbiamo partire davvero da noi stessi, dalle nostre capacità, no, per immaginare il futuro. Pensare ai luoghi ci permette di creare questa connessione profonda con noi stessi. Allora, questo la geografia l'aveva intuito, e lo intuisce, ma le neuroscienze ce lo dicono, ce lo dimostrano. Adesso io non sono per nulla un esperto di neuroscienze, però da quel poco che so, ad esempio, so che ho letto e mi sono documentato sul fatto che ovviamente nell'integrazione delle nostre identità, la memoria gioca un ruolo fondamentale. Ma la memoria non è appunto aprire un cassetto e tirare fuori i ricordi, no? La memoria è proprio, no, un insieme di connessioni che si generano attraverso associazioni, no? E le associazioni che voi avete evocato, no, attraverso i luoghi, luoghi a cui avete pensato, che vi hanno evocato dei ricordi, come in questo caso specifico, ecco, che cade proprio a fagiolo, e sono proprio, no, dei modi di attivare la propria mente, no? Perché queste si creano proprio delle nuove associazioni, no? Nell'evocare, nell'attivare la memoria, nell'evocare i ricordi, nel collegarci ai luoghi. Ecco, quindi la prima osservazione che volevo fare era proprio questa, cioè effettivamente la metodologia, no, di associare luoghi ed immagini ha un forte, no, significato dal punto di vista della riflessione. Diciamo così, sulla propria identità, interiorità, sulle proprie risorse individuali. Ecco, a me sembra che questo sia un piano che emerge da questo lavoro, e emerge in modo importante. Il secondo punto che volevo affrontare riguarda ovviamente, se vogliamo, il secondo aspetto, no? Se questo rispondeva un po' al primo, cioè l'inizio, il nuovo inizio, dov'è che dobbiamo iniziare? Dobbiamo iniziare da noi stessi. Il secondo aspetto però era la scuola. Che idea di scuola? E a me sembra che emerga in modo veramente forte da questo lavoro l'idea che, no, la scuola deve essere ripensata a partire, no, dagli spazi. E questa è un'immagine bellissima, ovviamente, per un geografo come me, è un'immagine, un'idea molto potente che emerge. Alcuni l'hanno proprio teorizzato. Cioè, presentazione di PowerPoint in cui questo viene proprio teorizzato, no? Vengono presentate delle idee di come le classi potrebbero essere ripensate, no? Ma al di là che siano spazi interni o spazi esterni, no? C'è molto di più questa idea dello spazio aperto, no? L'idea di cambiare i luoghi dove facciamo formazione, dove facciamo didattica, dove creiamo relazioni educative, ecco, questa, no, emerge in modo chiaro come un'esigenza che abbiamo per ripensare la scuola a partire dallo spazio. Potremmo partire da tante altre cose, ce l'eravamo detto forse la volta scorsa, no? Non necessariamente dallo spazio, ma potremmo ripartire appunto, no? Da moltissimi altri
da moltissimi altri aspetti, e però ecco, da qui ovviamente il trucco era, ok, cominciamo a ragionare sui luoghi, e questo ci ha evocato e ha indotto anche se vogliamo questa riflessione, però emerge in modo molto chiaro, no, che dobbiamo ripartire una riflessione sugli spazi, l'invito a, no, uscire sul territorio, partire dagli spazi aperti, utilizzare molto di più l'outdoor education, no, come metodologia. Ecco, questa mi sembra che sia un'altra dimensione importante. Il terzo commento che volevo fare è il fatto che ci sono moltissimi valori che vengono, anche Maria Chiara lo evocava, che vengono segnalati o che sono in qualche modo impliciti o espliciti, a seconda dei casi, nelle vostre, nel contributo che avete dato. Ad esempio, c'è, no, tantissimo questo richiamo all'importanza della sostenibilità, dei temi dell'Agenda 2030, no? Di ripartire proprio da lì, no? Da questi valori, e che diciamo, il richiamo, no, al territorio ci permette di vedere questi valori nella pratica, no? Di poterli appunto operazionalizzare. Quindi ambiente, sostenibilità. E devo dire che mi ha colpito anche se non è così presente, ma in alcuni contributi sì, il fatto che tutto sommato non abbiamo un rigetto della tecnologia. Ecco, certo, vogliamo scappare, no? Rifugiarci nell'ambiente naturale, però. Ecco, tutto sommato siamo consapevoli che la tecnologia rimarrà, farà parte, no, della scuola del futuro. E la sfida è proprio quella di, no, tenere insieme queste dimensioni. E possono stare insieme, possono stare insieme, e quindi direi che questo legame emerge in modo anche molto, molto evidente. Infine, un'osservazione un po' critica, che è anche una domanda. Allora, certamente emerge in modo forte la questione dell'ambiente, la questione della sostenibilità come un valore importante da cui ripartire per la scuola del futuro. Il vero, diciamo, contenuto formativo che emerge da questo lavoro. E qui vi chiedo, e l'ha già osservato in parte Maria Chiara, tutte queste immagini però sono immagini di ambienti naturali. Allora, la domanda che vi faccio è questa: ma la sostenibilità, riusciamo a immaginarla anche in un ambiente urbano? O pensiamo che la città sia perduta dal punto di vista della capacità di trasmettere dei valori di sostenibilità, di fare educazione alla sostenibilità, o anche di suggerirci degli esempi, delle pratiche, no? Quando vi abbiamo chiesto di lavorare sui luoghi, no? E quindi di evocare dei luoghi significativi di ripartenza per voi, non abbiamo detto luoghi naturali, o luoghi ambientali. Eppure l'associazione luoghi, natura, sostenibilità, a mio avviso, è proprio evidente in questi, è evidente, no? In questi lavori, mentre la città è davvero poco presente. Eppure oggi è irrinunciabile, no? Parlare di sostenibilità alla scala, nella dimensione urbana. Non possiamo esimerci da farlo, anche solo per il fatto banalissimo che la maggioranza delle persone sul pianeta vive in città, considerazione banale. Potremmo dire perché siamo nell'epoca dell'urbanizzazione planetaria, no? In cui in realtà viviamo una vita urbana, anche nei contesti rurali in realtà viviamo una vita urbana, se vogliamo. Allora, questo è un aspetto che secondo me rimane aperto, ma è un nodo importantissimo. Perché finché noi non siamo in grado di pensare, no, di immaginare percorsi di sostenibilità nei contesti urbani, no, ci manca un pezzo del futuro. Perché non possiamo rifugiarci, no, o scappare, anche se appunto questa pandemia in qualche modo ci ha suggerito per alcuni sia possibile farlo, ma non è così. In realtà, no, quello che viviamo è un pianeta sempre più urbanizzato, e quindi diventa importantissimo generare delle immagini di sostenibilità calate nella dimensione urbana. Ecco,
Ecco, questa è una sollecitazione per contrasto, diciamo, no? Che mi è emersa una valutazione per contrasto che mi è emersa dall'osservare i vostri lavori. Non è naturalmente una critica, è ovvio che no, è normale che in questa situazione ci emerga la voglia, il desiderio, no, di tornare nell'ambiente naturale. Però, ecco, è una sollecitazione importante, secondo me. Cioè, io credo che la sostenibilità o sarà urbana o non sarà. Che gli obiettivi dell'Agenda 2030 o riusciamo a raggiungerli, no? Nei contesti urbani, nei contesti metropolitani, nella dimensione dell'urbano in senso lato, oppure davvero non riusciremo a raggiungerli. Ecco, quindi davvero anche questo mi è sembrato uno stimolo molto, molto interessante che ho colto dai vostri lavori, su cui mi piacerebbe anche sentirvi, se abbiamo tempo, perché ci stiamo naturalmente dilungando. C'è, infatti c'è forse Matilde che ha messo un commento, mi ha messo un commento. Aspetta, Matilde, non ricordo qual era la sua produzione, la sua immagine. Dice che aveva pensato appunto al luogo l'unico che avrei potuto trovare da cambiare con questo mio nuovo inizio. Quindi ecco, ecologia dell'ascolto. Aspettate che ritrovo ecologia dell'ascolto. Aiutatemi a visualizzare l'immagine associata che eccola. No, questa è Serena. Però Matilde possiamo darle la parola, eh? Quindi chiedo a Walter se ci può aiutare in questo, perché così riesce a commentare bene intanto che io trovo la sua. Grazie. Sì, attivo l'audio a Matilde, spero che sia l'unica a Matilde. Matilde Puleva. Ma c'è bisogno d'amore, ed è molto bello. No, mi sa che non era Matilde giusta. Allora, Matilde Puleo. Guarda, Maria Chiara, l'hai passato, è nel centro, Ecologia dell'Ascolto. Perfetto, Sì. benissimo. Matilde. Eccoci qua, non so se Eccoci. mi sentite. Salve, Bene, salve, prego. buonasera. Sì, infatti appunto io ho proprio pensato che il luogo e quello che avrei voluto trovare era per forza di cose un tavolo, la scuola, i ragazzi e così via, ma a quel punto con l'idea della modificazione di questo nuovo inizio, di questa possibilità e quindi anche di questa capacità che avrei dovuto mettere in gioco, no? Un po' come diceva, oddio, ora non ricordo come si chiama, Matteo Putilli, e proprio, cioè, ho messo in gioco esattamente la cosa che mi sento di mettere in gioco, insomma, dunque, me dentro una scuola, dentro una scuola che a questo punto avrei voluto, diversa, nel senso che, insomma, senza alcun tipo di distanziamento sociale, intorno a un tavolo, a lavorare, a pensare, a discutere, a organizzare, a costruire il futuro in una maniera molto, molto diversa dalla maniera attuale, insomma, che comunque io lavoro in una scuola media e loro piccini sono seduti, come dire, sono sempre frontali alla lavagna, non è mai possibile un circle time, non sono possibili i movimenti particolari, hanno la cartella a destra e la cartellina a sinistra, insomma, diventa veramente tanto complicata l'idea, esatto, di stare seduti a terra e di potersi toccare o semplicemente di poter litigare su argomenti che ci stanno a cuore, insomma, che attirano la nostra attenzione o che suscitano la passionalità che è quella di questi anni, insomma, e che viene fuori ogni volta che si parla di argomenti che loro sentono come cose urgenti e non, insomma, perfino l'Agenda 2030 poi alla fine, no, è in grado di suscitare la loro
il loro appassionato fervore, insomma, perché comunque hanno capito che stiamo parlando di loro, non è il mio futuro, è il loro futuro. Per cui a quel punto tutti gli obiettivi diventano importanti perché appunto ne vogliono parlare e vorrebbero parlarne in quel modo, appunto, intorno a un tavolo con carta, penna, possibilità di dire la loro e l'idea, appunto, la mia era, cioè, riapplichiamo di nuovo l'ecologia dell'ascolto, quello che non è fatto di gomiti che si salutano, quello che è fatto in un altro modo, ecco, forse come era un po' nel passato o probabilmente com'è nella scuola del futuro, quella che veramente vorrei avere, insomma. Grazie. Grazie, grazie mille, grazie davvero, bellissima. Questo commento veramente arricchisce tantissimo, grazie. Matteo, ti avevo interrotto, scusami perché avevo visto che Matilde appunto si era manifestata in chat. Se vuoi, Avevo finito. hai finito? Ok, bene. Passiamo la parola a Sara allora per un altro giro di riflessioni. Sara, a te. Sì, grazie. Se non c'è nessun altro, insomma, dei docenti a vuole intervenire. Se qualcuno lo chiede, ti senti, ti faccio segno. Perfetto. Io mi unisco ai ringraziamenti che ha già fatto Matteo perché è vero che poi è stimolante molto per noi e insomma è bello vedere questo collage di immagini e di foto. E anch'io avevo sì, due punti di attenzione che si ricollegano direttamente a quanto già detto da Matteo. Cioè due osservazioni poi legate molto fra di loro, uno sulla relazione e uno sulla bellezza, perché anch'io guardandoli mi veniva in mente proprio questa dimensione della relazione, che chiaramente è poi forse quella che ci sta mancando questo anno e mezzo, no? E quindi sia una relazione interpersonale, appunto l'esempio che faceva prima Maria Chiara di quell'insegnante, no? A me gli occhi, e quindi proprio quello sguardo che ci manca nella relazione interpersonale, no? Che quando anche siamo in presenza, anche le mascherine in qualche modo, no? Stanno limitando, no? E che invece va a comporre proprio la relazione interpersonale. Sia la relazione invece intesa proprio in ampio spettro, come appunto dicevamo, la relazione proprio con i luoghi. Secondo proprio quella dimensione che sottolineava Matteo, no? Nel senso che ogni volta che noi guardiamo un luogo c'è tutta una componente personale che va, no? Al di là appunto dello sguardo. E voi avete indicato appunto molti luoghi, molti di voi hanno anche segnalato che sono luoghi per loro importanti, mi viene in mente il mare di Sardegna oppure la cittadina o la laguna di Orbetello, ho visto, cioè tutti i luoghi anche proprio vissuti, no? Magari appunto da voi perché fanno parte della vostra realtà, o luoghi che magari forse non sono poi vissuti direttamente, ma che sono evocativi poi nel vostro immaginario, no? Che quindi comunque danno vita a questa risonanza, no? Emotiva. E pensavo proprio a questa idea di scuola, come si diceva, che educa proprio alla cittadinanza, no? Mi venivano in mente un po' anche i framework internazionali che poi voi sicuramente conoscete molto bene, no? Che poi in questi anni hanno molto insistito su questo aspetto. Penso, non so, per esempio al framework OXE, che appunto parla di competenze globali ormai a questo punto, no? Dove accanto appunto alle conoscenze ci sono però anche le abilità, gli atteggiamenti e i valori. E per esempio la stessa cosa si ritrova anche sempre nel framework della cittadinanza globale dell'Oxfam, che ha proprio queste tre dimensioni, no? Conoscenza e comprensione profonda, abilità e valori e atteggiamenti. E si ritrova poi anche nell'insegnamento dell'educazione civica, no? In Italia, perché anche se è introdotto come materia, di fatto non è propriamente, no? Una disciplina a sé, ma è proprio, secondo me, questo sguardo nuovo, no? Che si vuole avere sul mondo e che molto, moltissimo ha a che vedere proprio con la dimensione degli atteggiamenti e dei valori. E queste immagini, appunto, con le vostre osservazioni, sia rispetto alla natura, sia rispetto proprio ai luoghi, come per esempio la scuola. Qualcuno diceva: la scuola è la nostra casa, ne abbiamo bisogno per non essere soli, per imparare a scoprirci fratelli. Oppure anche l'educazione civica per un'ecologia integrale, no?
questa, ecco, riappropriarci dei luoghi proprio come un'attenzione nuova, forse uno sguardo nuovo anche ai luoghi della nostra comunità, no? E mi veniva in mente proprio queste tre fasi, cioè che da una parte forse nella scuola del futuro si potrebbe pensare come dimensione della conoscenza, proprio di cominciare a riguardarli questi luoghi, no? Perché poi spesso, soprattutto quelli che appartengono al nostro vivere quotidiano, in qualche modo non li guardiamo più, no? Non ci poniamo più attenzione. E quindi intanto guardarli. E poi il passo successivo forse è proprio questo, prendersi cura, cioè avere un'attenzione che sia anche proprio un impegno e un affetto, una dimensione emotiva di cura dei propri luoghi. E questo si potrebbe associare proprio alla dimensione appunto dei valori e degli atteggiamenti, e poi da questo ne consegue poi invece una dimensione di responsabilità e quindi un atteggiamento attivo, no? Quindi la dimensione di se qualcosa mi sta a cuore, se qualcosa sento che mi riguarda e che non è separato da me, allora mi preoccupo anche poi di prendermene cura, no? Qualcuno appunto diceva, si intitolava Il mondo pulito, no? Sì. In cui ribadiva proprio questa dimensione, che se qualcosa sento che mi riguarda e mi appartiene, allora poi dopo in automatico, diciamo, sviluppo anche un senso di difesa verso questo luogo. Sara, E poi scusami, ci sono sì? due commenti, se Certo. Dai. quando hai commentato l'immagine a me gli occhi, c'è la professoressa Lorella Vannoni, se Walter le può dare la parola per cortesia. E poi a seguire anche Alessandra Bulcain, diciamo, si è prenotata per condividere la sua esperienza. Quindi prima Lorella Vannoni. Lorella già Credo prima. che mi sentiate. Grazie, sì, perfetto. Allora, Prego, Lorella. anch'io sono passata appena abbiamo finito il nostro incontro la volta scorsa. Ho immaginato gli spazi più, come dire, aperti, eccetera. Dopo una mezz'ora, tornando con le mie idee così a pensare, ho detto, ma veramente io ho solo voglia di vedere gli occhi di questi ragazzi, eccetera, però mi sembrava di essere un po' riduttiva. Per cui il mattino dopo ho fatto un brainstorming con i ragazzi e ho chiesto: guardate, ragazzi, spiegato un po', e poi dico: ma a voi cosa manca, insomma, eccetera. E dopo sì, vorrei andare al mare a vedere, a fare lezioni sulla spiaggia, però alla fine tutti mi hanno detto: tornare a scuola. Al che io, insomma, ho cercato di dire mai in maniera diversa, eccetera, e loro erano tutti concordi. Quindi, dopo un primo momento, mi hanno detto: vogliamo tornare a scuola. E quindi io ho lanciato: beh, insomma, io ieri ho fatto questa cosa, ho detto che mi mancano i vostri occhi. E per voi è così? E loro mi hanno detto: sì, in presenza è tutta un'altra cosa, insomma. La vicinanza, per cui vogliamo la nostra classe. Quindi, insomma, ecco, sono stata anche contenta di aver condiviso questo con i ragazzi alla fine, insomma, è per questo che ero Grazie, soddisfatta di questa immagine. grazie, grazie Prego. molte. Grazie mille, molto bello. Grazie, bellissimo. Sì. Alessandra Vulcan? Sì, un attimo. Grazie. Non so se Alessandra, non so se corrisponde, perché il nome non lo associo a un'immagine, non so se aveva già messo. Sì, attivata. Ecco, Sì. grazie. Sì, no, mi scuso, mi sono dimenticata di inviarlo. Non c'è problema, lo può sempre fare. Praticamente sì, l'avrei inviato. Praticamente noi, cioè, nella mia scuola manca proprio uno spazio anche esterno, no? Cioè, rimane su una circonvallazione e proprio alle spalle abbiamo un'area mo verde molto grande, non utilizzata da nessuno se non dai cani. Cioè, sarebbe proprio opportuno allegarla alla scuola, e avevo pensato proprio a creare uno spazio, l'avevo già anche un po' progettato, non solo di attività dove i ragazzi potevano svolgere un'attività
motoria anche nel pomeriggio senza l'insegnante stesso, se volevano andare a fare, siccome è abbastanza grande, ci viene anche un circuito di corsa oppure quelle attrezzature per ginnastica, per a corpo libero, quelle che vanno ora di moda, no? Ma anche pensavo in quest'area verde, con questi alberi, una zona con appunto degli sgabelli di legno per poter fare degli incontri anche i docenti con magari nell'ora di religione o un'ora diversa, insomma, che vogliono, in cui vogliono ritrovarsi all'aperto, specialmente nel periodo, no, primaverile, che magari manca un po' l'aria nelle classi. E niente, era la mia, cioè mi è venuta appunto di voler intervenire proprio in relazione alla domanda se la città può essere sostenibile, no? E quindi, scusate, niente, quindi su una sostenibilità calata all'interno delle città, ma spesso anche proprio all'interno delle scuole, perché sono vecchie, sono progettate, hanno, cioè ormai hanno delle strutture troppo stantie, e cioè, almeno ecco sull'aspetto esterno, se possiamo fare qualcosa, secondo me sarebbe opportuno e bello farlo. Grazie, grazie mille Alessandra, una domanda questa che ha posto Matteo veramente di vitale importanza, quindi anzi grazie per aver commentato su questo punto, perché altrimenti, come ha detto Matteo, veramente se la sostenibilità o è nelle città o non è, e come il professor Enrico Giovannini appunto, che di cui vi abbiamo parlato negli scorsi incontri, dice il futuro o è sostenibile o non è, no? E quindi è proprio, sono questi livelli di comprensione profonda che è importante guadagnare insieme, e riusciamo a farlo attraverso il dialogo tra noi. Ecco, grazie molte. E benissimo, Sara, scusami, ti ho interrotto, forse tu stavi andando a commentare la dimensione della bellezza. Sì, 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 concludo. No, infatti quello che diceva l'insegnante, il desiderio di tornare a scuola, cioè proprio quello che intendevo anche con la cura, no? Che appunto, per esempio, anche quei luoghi che diamo scontati, no? Magari prima appunto della pandemia, anche la dimensione scuola, no? E quindi anche il luogo della scuola era un luogo scontato, adesso invece si carica appunto proprio di un altro significato. E poi sì, la dimensione della bellezza, qualcuno infatti l'ha scritto, no? Educare alla bellezza, che vabbè, a parte è un tema che personalmente sento moltissimo, quindi mi ha toccato quando l'ho visto per questo, e penso che sia molto importante, sia un tema proprio centrale per immaginare la scuola del futuro, no? E appunto ripensavo proprio che la dimensione anche estetica, appunto non è qualcosa, come diceva ancora l'insegnante, nel per esempio della scuola, no, magari priva di spazi verdi, no? Appunto è una riflessione sul bello, no? Nel senso che la stessa estetica deriva, no, dal verbo greco aesthesis, che vuol dire sensazione, e la bellezza non è appunto qualcosa, come dire, di armonico, simmetrico o bello oggettivamente, ma è proprio questa consonanza emotiva, no? Fra io che guardo un'opera d'arte, un paesaggio, un luogo, e come in qualche modo questo mi risponde, no? Dentro, come una sorta di dialogo proprio di risposta, di consonanza emotiva che si genera in questa relazione. E quindi per esempio anche appunto qualcuno aveva messo la città di New York, e appunto quell'idea, no, che diceva, non so se è un luogo che gli è caro anche per altre dimensioni personali, però diceva mi rappresenta proprio il simbolo di una svolta, di una libertà, no? L'ho sempre associato a questa proprio immagine evocativa, e quindi secondo me riportare al centro proprio l'educazione alla bellezza è proprio qualcosa, insomma, che emerge anche dai vostri racconti, che sicuramente è importante per la scuola del futuro, proprio riporla al centro proprio dell'educazione. Grazie mille. Posso dire una cosa, certo, velocissima? Vai Matteo, certo. No, questa, sono assolutamente d'accordo con quello che stava dicendo Sara. Davvero la dimensione della bellezza ha un potere molto forte di generare speranza, eh? E questo appunto io ho
ho come riferimento i lavori di alcuni colleghi che soprattutto, diciamo, in ricerche fatte in contesti difficili, ad esempio in campi profughi o situazioni, lavorando con bambini o adolescenti, in situazioni molto complesse, ecco, luoghi marginali o appunto contesti veramente difficili, ecco, hanno mostrato come individuare la bellezza sia anche in questi contesti sia veramente una capacità, no, che genera speranza. E quindi, no, si connette al futuro. Anch'io l'ho ritrovata in alcuni lavori che ho fatto in contesti, diciamo così, di marginalità. E quindi Sara ha toccato una corda davvero, secondo me, importantissima, e che effettivamente nei vostri lavori, in questi lavori che avete presentato, è molto presente. Perfetto, bellissimo, grazie. Allora, invitandovi sempre a prenotarvi per intervenire e continuare a commentare, lascerei intanto la parola a Isabel, che inizia, diciamo, dedichiamo quest'ultima parte, ecco, dell'incontro a questi approfondimenti, anche più di aspetti metodologici che, come vi dicevo prima, sottostanno ovviamente a questo compito, in parte ne avete parlato anche negli altri incontri, ma ci sembra importante, alla luce dell'esperienza fatta insieme, sottolinearli con la competenza di Isabel. Però nel frattempo, Isabel, mi permetto di interromperti se arrivano commenti o richieste di intervento, va bene? Va bene, certo. Chiedo a Walter di condividermi per favore la possibilità di condividere lo schermo, e mi riallaccio a quello che ha detto Sara sulla bellezza e Matteo, perché proprio ieri era in un corso dove il relatore parlava di un luogo in Svezia, proprio nella natura, riservato alle persone malate, diciamo, di depressione o comunque di cose, patologie molto gravi. E raccontava il fatto di un signore che si era completamente ritrovato guardando un sasso, perché aveva si era reso conto, cioè attraverso questo sasso lui si era distaccato, si era distratto della sua depressione. Insomma, l'ha spiegato in lungo e in largo, adesso non mi dilungo, ma certamente la natura, l'avete detto in tante forme anche oggi ed è provato da tantissime ricerche, è una cosa necessaria, che non solo è necessaria in generale per la bellezza e per, diciamo, uno svago, ma è necessaria anche per l'educazione. Ci sono delle ricerche che dimostrano che la natura, in particolare il verde, ma anche pure in modo digitale, ma anche guardata dalla finestra, come diceva una di voi, con le pareti trasparenti, è estremamente importante, perché l'attenzione è come un muscolo che deve essere allenato, e uno non può sempre stare attento, ha bisogno di staccare. E quindi anche uno sguardo su un albero, su un fiore, su un elemento di natura, anche molto piccolo, soprattutto per i bambini piccoli, ci sono altre ricerche che dimostrano che non c'è bisogno di andare nella foresta. Cioè, gli adulti hanno bisogno di grandi spazi, mentre i bambini piccoli hanno bisogno anche di poco spazio, può essere un fiore, un giardino, un quadrettino della propria scuola, come diceva la docente prima. Quindi sicuramente ripristinare i pochi spazi che avete nelle scuole è sicuramente importante. Allora, tutto quello che ha detto anche Sara sulla cura, io condivido un attimo il mio schermo, perché volevo riprenderlo un attimo. Non so se vedete il mio schermo. Sì, lo vediamo, mettilo in modalità presentazione. Sì, ok. Lo volevo riprendere con questa prima slide, perché tutte queste cose che abbiamo detto fino adesso, ci sono, per esempio, mi piace citare questa ricerca, perché insistiamo tanto su, quindi, gli aspetti dei sensi, che può essere le immagini, la voce, quello che volete. Perché anche la voce non aveva mai parlato, ma sicuramente un potere molto forte. Perché, come vedete, se noi approcciamo tutte queste tematiche dello sviluppo sostenibile, Agenda 2030, solo da un punto di vista cognitivo, non produciamo un cambiamento. È dimostrato da questa ricerca, che in questo caso riguarda il clima, ma credo che si possa estendere a qualsiasi tematica dell'educazione, o comunque temi della sostenibilità. Come vedete, di solito le scuole approcciano al problema molto spesso solo dal punto di vista cognitivo. Allora, cos'è il pericolo di
di approcciare queste tematiche solo dal punto di vista cognitivo. Il pericolo è che si crea un distacco perché le persone non sanno come agire davanti all'enormità delle problematiche e crea quello che viene descritto un'eco-emozione di ansia, di disperazione e che poi dopo le persone non si curano proprio per nulla. Invece avvicinarsi alla natura sicuramente è importante. Quindi le immagini sul quale abbiamo insistito, forse mi rendo conto un po' troppo durante questo percorso, è semplicemente un nuovo modo di attivare questa centrale delle competenze socio-emozionali attraverso i sensi, che invece in questo avete il link, adesso lo metto in chat, dell'UNESCO, un recentissimo report che fa vedere che questo è più efficace. E anche il comportamento, come ha detto qualcuno di voi e come diceva prima la Sara, quindi il prendersi cura, l'agire, il ripristinare gli spazi, insomma tutte le azioni che avete anche ripresentato nelle vostre anche immagini, sono sicuramente vincenti. Allora, volevo un attimo riprendere non le vostre immagini perché sono state estremamente ben già commentate, ma mi sono posto il problema la professoressa che ha detto, l'ho fatto vedere in classe, eccetera, come fare quando vi ritrovate, perché questo stesso compito volendolo potete dare anche ai vostri alunni, ma come fare poi a gestire, no? La lettura di questa immagine. Allora, scusate, non so, ecco, ho preso una delle vostre immagini, questa della, scusate il nome, dell'Alessia, Alessia, per ribadire una cosa che credo che ormai avete capito tutti, che queste esercitazioni, cioè qual è lo sguardo che uno deve avere? Certamente quindi non solo sull'estetica, abbiamo detto la bellezza conta, va bene, ma questo è un metodo. E quindi il metodo è di cercare di avere uno sguardo, quello che abbiamo definito lo sguardo olistico di conoscenza. Quindi non è tanto il punto di vista estetico, sì, una bella immagine, si vede la Toscana, i filari di... ma e nemmeno dal punto di vista tecnico, perché non ci interessa se la foto è perfetta o è inquadrata bene, eccetera, ma quello che ci interessa è vedere il punto di vista della persona. Come abbiamo già detto l'altra volta, non basta l'immagine, perché l'immagine polisemica può dire qualsiasi cosa. Tant'è vero che adesso volevo... questo è il commento della vostra collega, no? Quindi insegna matematica e fisica, come è stato richiesto nel compito, ha legato la natura, in questo caso, a un principio matematico di geometria, eccetera. Allora, io ho pensato questo, se vi connettete un attimo su slido.com e digitate questo codice F081, andate su qualsiasi device, andate su slido.com, e magari con la stessa immagine provate a immaginare rispetto alla vostra materia disciplinare di commentare in un altro modo, ma velocemente, così, quello che vi viene in mente, chi insegna letteratura, chi insegna, e magari mi mettete quale didascalia avreste messo a questa immagine. Avete problemi tecnici, ditemelo, eh? Io adesso non sento le persone, quindi per me, e non vedo la chat. Quindi se c'è qualche problema, per favore, segnalatemelo. Sì, la guardiamo noi. Ho messo in chat il codice e l'indirizzo del ok, sito. Quindi non so se... Ok, c'è una prima risposta che è arrivata, vedo ora. Ma su Slido è arrivata? Sì. Ma si dovrebbe vedere qui, Maria Chiara. Io la vedo qui, mi sono collegata anch'io per partecipare, vedo che è arrivata una già. Dovrebbe venire sulla slide. No, devi dire, devi presentare, visualizzare il poll result, no? Ma l'ho fatto. E ti assicuro che... Va bene, io ho un problema tecnico, mi dispiace, perché normalmente... adesso magari lo fa vedere la Maria Chiara. Walter, se puoi condividere un attimo se le persone cominciano a scrivere, perché dovrebbe vedersi su questa slide e non so come mai non appare. Va bene, io faccio vedere adesso, vedi,
e l'ambiente Slido a cui mi sono collegata, ecco, per digitare la mia risposta che non ho digitato, vedi, fa apparire le risposte che stanno arrivando. L'algoritmo della natura, superare gli orizzonti, quanti piani vedi? Parliamone. Spensieratezza, agricoltura primo settore, mirando interminati spazi e sovrumani silenzi. Vedi che stanno veramente collegando le materie come agroecosistema. Ecco, per esempio, sì, certo. Va bene. Uno Mi spazio dispiace perché il il valore. valore della terra, sì, eccetera. Come vedete da un'immagine, quindi, allora, torno un attimo, Walter, alla mia slide, per favore, se mi dai la possibilità Vai. di condividere. Mi dispiace che sono uscita, ma No, no, no. oddio, adesso non trovo più. Scusate, è scivolato tutto a destra. C'è intanto anche in chat qui e sono arrivate altre didascalie. Le stagioni in inglese, senso di libertà, altre due possibili didascalie. Ok. Intanto io ho perso le slide. Fantastico. Benissimo, ottimo. Allora, un attimo, le devo recuperare, non le trovo più, sono sparite. Cioè, sono da qualche parte, ma. Ecco, Intanto stanno arrivando altri, vedo. magari con commenti intanto. Allora, il tempo della natura. La natura sarà la nostra salvezza. Guardare oltre, percezione del paesaggio, orizzonte infinito, amore infinito, il ciclo della vita, il valore della terra. Bene, allora quello che, scusate, cerco di aprire, ho aperto con l'ansia, ho aperto 20 volte, quindi ci metto un sacco. Comunque, vado avanti con il ragionamento comunque. Non ti sentiamo. Sì, non mi sentite? Vai. Ah, ok. Adesso rivediamo che cosa è successo. Scusate. Non mi fa più condividere le slide. Un attimo. Ecco, ok. Sì, vediamo se Ecco, ma. sta arrivando Isabella. Sta arrivando, sta arrivando. Va bene, scusate. Ho dovuto riaprire e chiudere, insomma, un po' di. Ho perso tempo, ma scusate. Comunque, intanto che carica, tanto le cose che voglio dire ce l'ho chiare. Allora, dunque, come avete visto dalle vostre risposte, dalla stessa immagine ci sono varie interpretazioni a seconda di che cosa, no? Quindi, come vi rendete conto, la didascalia è fondamentale. Maria Chiara non mi sta caricando, tu c'hai il link in chat se lo vuoi caricare te perché c'è un problema qui tecnico. Le mie slide dovresti averle nella chat di stamani. Ah, eccola. Vai, è arrivato? Perfetto, Sì, vai. va bene. Allora, quello che volevo dire, se vi ricordate, si è detto tante volte, le immagini sono polisemiche, quindi la didascalia, se fate fare questo esercizio con i vostri studenti, è fondamentale. Perché allora si può non giudicare, cioè valutare un'immagine o comunque commentare un'immagine senza didascalia? No, io ho preso questa immagine del ponte, se si facesse quell'esercizio verrebbe 20 interpretazioni diverse. E quindi cosa guardiamo, cosa secondo noi, cioè dico noi nel senso io e il mio collega sociologo, sul quale abbiamo lavorato, abbiamo scritto un capitolo di questo libro che dovrebbe uscire a breve su questa metodologia attivismo didattico visuale che avete conosciuto l'altra volta, lo SACCO. Allora, secondo noi, l'unica cosa che si può vedere è la coerenza interna e la coerenza esterna. Per coerenza interna si intende la coerenza che c'è tra l'immagine e la didascalia, perché a volte succede che non c'entrano niente, o la didascalia non sono
il collegamento con l'immagine o non è abbastanza approfondito, eccetera. Un'altra cosa che può essere vista è anche la coerenza esterna, cioè l'immagine più la didascalia rispetto al compito che voi richiederete. E, abbiamo ripreso anche una vecchia teoria di Castoldi del 2009, in cui ci troviamo bene perché praticamente c'è una prospettiva trifocale, nel senso che si va a vedere oggettivamente cosa rappresenta l'immagine. Non so se vi ricordate, l'altra volta abbiamo parlato del punctum e dello studium, no? Cioè, che cosa poi materialmente rappresenta l'immagine, eccetera. Però c'è un punto di vista soggettivo di chi l'ha fatto e poi intersoggettivo, che è quello che ci interessa, che è quello più interessante, che diciamo è un po' quello che hanno fatto i miei colleghi prima, cioè discutere magari anche su un'unica foto con didascalia si può anche fare una lezione e quindi diventa diciamo un punto di partenza. Allora, questo punto di partenza, quindi l'immagine può essere appunto un punto di partenza e serve a interrogarci, approfondire, ma anche, tornando a questo studio dell'UNESCO, anche a portare all'azione, perché le immagini che avete messo sono, non sono molto belle e hanno, se dal punto di vista statistico, io non lo so, ma credo il 95% rappresentano la natura. E su questo volevo anche dirvi qualcosa, su questo, il fatto che avete messo moltissima natura, su una ricerca che ho fatto l'anno scorso con un collega che è storico invece, che si chiama Ontologia, scusate, ho messo il titolo in inglese, ma comunque riguardava gli sfondi che si vedono dietro le vostre spalle, sia degli studenti sia dei docenti. E questa ricerca ha coinvolto, abbiamo fatto dei questionari, quindi ha un certo bel numero di docenti, studenti, come vedete 1300 docenti, 1000 studenti. E abbiamo fatto un compito un po' simile a questo che avete aderito, che è quello di immaginare uno sfondo ideale. E sinceramente... adesso poi vi dico i risultati, ma prima vi volevo dire un'altra cosa importante di questo studio, che abbiamo chiesto se i docenti e gli studenti avevano modificato il loro sfondo. E il risultato è veramente sorprendente, perché sì, moltissimi docenti, adesso la percentuale non mi sono dimenticato di metterla, ma comunque l'articolo ce l'ha Paolo Masini, e se chi è interessato glielo può chiedere. Scusate, perché ecco, scusate, questa è la slide. Cioè, abbiamo chiesto perché hanno cambiato quindi il loro sfondo, abbiamo chiesto la motivazione, perché molti docenti l'avevano cambiato via via, no? Delle lezioni online, in DAD, eccetera. E le motivazioni erano queste: per il 50% migliorare le relazioni con gli alunni, rendere autorevole il mio ruolo di docente, eccetera, eccetera. La cosa sorprendente è che la stessa domanda l'abbiamo fatta agli studenti. Guardate cos'è venuto fuori, completamente sbilanciato. Cioè, il dato incredibile è questo. Cioè, per il 70% dei ragazzi è sentirsi pienamente a mio agio nel vedermi nel video. Cioè, hanno modificato lo sfondo, quello che c'è dietro di loro, per avere una migliore immagine di loro stessi. Quindi in questa ricerca abbiamo scritto anche, abbiamo fatto diverse considerazioni anche sul ruolo diverso che hanno l'immagine proprio nel linguaggio dei docenti più adulti e degli studenti, perché per gli studenti è un modo di conversare, per i docenti è rimasto ancora molto ancorato è solo un'immagine, no? Cioè, un'immagine. Invece loro, gli studenti, utilizzano moltissimo l'immagine, come sapete bene, Instagram, eccetera, per parlare. Quindi certamente inserire le immagini nelle vostre didattiche non è solo, diciamo, una cosa così, non solo per aiutare anche a trascinare l'emozione e tutto, ma anche un modo di comunicare con loro in modo più efficace, perché loro, per loro è un modo molto usuale di conversare. Allora, per quanto invece riguarda le vostre immagini, volevo farvi vedere velocemente queste statistiche che ho fatto, ecco questa,
perché abbiamo chiesto anche in questa ricerca, abbiamo fatto chiesto di uploadare un'immagine e noi abbiamo un database grosso. Allora, è buffissimo anche di atteggiamento molto diverso, mentre solo il 7,4% dei docenti ha messo effettivamente un'immagine, gli altri hanno messo solo un testo, tutti gli studenti hanno messo un'immagine, cioè è enorme la differenza, quindi mi riferisco sempre al linguaggio molto diverso. Queste immagini le abbiamo classificate, sono molto interessanti da vedere, come le vostre di oggi, e come vedete molti hanno messo, queste sono le percentuali, noi le abbiamo classificato in sfondi neutro, di natura, di scuola, che hanno a vedere con la scuola o interni o esterni, eccetera, o di cultura o altro che adesso vi faccio vedere. Velocemente vi faccio vedere che cosa è venuto fuori, la ragione per cui mettono gli sfondi neutro. Guardate però la percentuale, anche gli studenti preferiscono uno sfondo neutro perché non vogliono distrarsi. Come vedete, vi lascio leggere i vari commenti, anche se, come sappiamo, ci sono ricerche invece che dimostrano che uno sfondo di natura aiuta la concentrazione. Ma è rimasto l'idea della scuola come un non luogo, evidentemente. Questa tristezza di sfondi, come tra l'altro anche dietro di me, vabbè, e comunque cioè, ha una visione diversa del docente da solo, perché solo lui è, diciamo, è nella relazione, il contesto non conta chi mette uno sfondo neutro. Un'altra, appunto, sono questi delle immagini. E ovviamente la natura è fonte di ispirazione, bellezza, tutte le cose che avete detto prima e che sono riprese dalle vostre immagini, no? E sono veramente belli commenti, no? Scusa, Isabel, prima quando abbiamo visto le immagini ce n'era una di una laguna, mi sembra. No, riva di fiume, postata proprio da uno studente che porta appunto nella didascalia una motivazione simile, dice: sarebbe bello potessimo fare lezione sulla riva, seduti su dei teli d'amaro, su delle panchine messe in cerchio con la professoressa che ci spiega. Le emozioni che mi trasmetterebbe una lezione accanto a un fiume mi permetterebbero di stare molto più attento a lezione. Perfetto. Mi farebbero interessare ancora di più agli argomenti esposti dalla professoressa. E questo ragazzo, questo studente, ha centrato in pieno esattamente la ricerca, quello che dimostra la ricerca. Allora ieri cioè, ci sono dei dati incredibilmente preoccupanti. Per esempio in Inghilterra dopo scuola solo i ragazzi giovani passano solo il 2% fuori, cioè niente, è una cosa allucinante, che fra poco non riconoscono. Poi c'è tutta una serie di principi interessantissimi che sono allo studio, per esempio la perdita di esperienza della natura, perché se uno non conosce non ci va mai, dopo ha anche paura della natura. Quindi è importante che voi, cioè questa cosa della natura non è secondaria, non è solo bellezza, eccetera, ma è una necessità dell'uomo. Tant'è vero che se vedete le statistiche di questo studio, la natura rappresentava il 12% delle immagini. Per i docenti. Adesso nel vostro caso siamo salita, certo il lockdown, un altro anno di lockdown ha fatto sì che la gente chiaramente ha un'estrema necessità di natura, ma la gente, cioè gli studenti, ma questa natura deve essere incorporata, come ha detto una professoressa prima, ha detto, quindi non solo dentro la città, come ha detto anche Matteo, no? Quindi sono pienamente d'accordo con questo, perché non possiamo illuderci, non è che possiamo trasformare adesso, andare tutti nelle foreste, ma e sono le città che devono diventare sempre più sostenibili in quel senso lì. Allora, un altro, questo però anche qui, guardate che incredibile, queste alcune veramente sono, che la mancanza della scuola, come ha detto anche la professoressa delle immagini con gli occhi, no? La scuola mi manca tantissimo, vorrei tornare a scuola, eccetera. E ovviamente molto anche necessario. Poi un altro cultura, tantissime immagini di città e tantissime librerie. Allora questo veramente è sconvolgente come dato, perché come sapete bene noi in Italia abbiamo
diciamo, nei risultati Ox e Pisa siamo messi malino nella lettura, e quindi è incredibile che gli studenti mettono "io vorrei uno sfondo", cioè il libro ha una valenza molto, la renaissance del libro, diciamo così, cioè che quindi anche il libro ha un grosso valore ancora adesso, e quindi va anche pensato anche questo aspetto. E poi un altro che trovo molto interessante, proprio nell'ambito dell'educazione civica, io vi invito a leggere questa prima sinistra della bandiera, un bambino tra 10 e 14 anni che scrivo, in uno sfondo che rappresenta questo momento difficile che stiamo vivendo e l'Italia è unita. E questo è lo sfondo che vorrei vedere nella mia aula. Cioè, e questo lo scrivo un bambino di 10 anni. Quindi, sono interessanti queste, bisogna secondo me molto di più interrogare gli studenti. Cioè, Isabella, a proposito di questo, Laura ci chiede in chat le slide per discuterle con i suoi studenti, quindi ho promesso che attraverso Paolo faremo arrivare le slide, perché come dici tu stai invitando appunto a discuterne con gli studenti. E scusami, colgo l'occasione che ti ho interrotto per dire che mancano 2-3 minuti alla chiusura. Ah, va bene, allora niente, e quindi... Questa, ecco, niente, vi lascio concludere, allora tolgo un attimo stop sharing, ho preso troppo tempo, scusate, magari... Molto interessante, fra l'altro appunto c'era in chat anche un messaggio di apprezzamento per il percorso, insomma per tutti gli incontri sicuramente, quindi diciamo ecco semplicemente forse 2 battute di chiusura a ciascuno di noi, ecco, proprio per epilogo, che epilogo non è, perché tu Isa stavi per lanciare un sondaggio che diceva bene, quindi come si passa all'azione, come si realizza, quali passi vogliamo intraprendere per realizzare il futuro che vogliamo, per tornare all'argomento, no, di questo incontro, allenarsi ad immaginare il futuro, ma appunto immaginarlo per poi arrivare a realizzarlo. E quindi ecco, in questi incontri abbiamo gettato dei semi, e sicuramente questi semi germoglieranno nelle vostre classi, no? Appunto nel dialogo con gli studenti, che nella grandissima forza, nell'infinita creatività che esplode appunto nei giovani, sicuramente possono ideare delle strade creative, ecco. Quindi penso, io tengo soltanto a ringraziarvi tantissimo, perché ho imparato molto con i colleghi discutendo, e molto dalle vostre dai vostri contributi, dai vostri contenuti, quindi veramente vi sono molto grata per questo. Penso che veramente abbiamo parlato di valori, di connessioni educative, di dimensioni di un'idea di scuola che veramente ha messo al centro tante dimensioni di valori, quindi ecco, grazie, e vorrei appunto continuare questo cammino insieme a voi anche nella prossima edizione. A voi la parola. Sì, sarò velocissimo, anch'io dico sempre agli studenti e alle studentesse che una parte fondamentale dell'apprendimento riguarda l'azione, no? E soprattutto dal punto di vista dell'educazione geografica, con un approccio che parte dal territorio, ecco, non completiamo un percorso se non ci interroghiamo su come, no, mettere in atto quel mondo diverso che abbiamo immaginato, per riprendere il tema dei nostri 2 interventi. E questa parte necessariamente non c'è mai tempo poi di affrontare tutto, la lasciamo, no, alle prossime occasioni, però ecco, è una parte su cui penso che possiamo lasciarci, stimolandovi appunto a riflettere, no? Allora, partendo da noi stessi, ragionando su come, su quali sono i valori che vogliamo, no, veicolare e mettere in pratica, ecco, e come farlo diventa a questo punto fondamentale dal punto di vista pratico, no? Oltre a immaginare, dobbiamo immaginare come dobbiamo costruire queste possibilità. Quindi niente, io vi ringrazio, è stato veramente molto stimolante, ringrazio moltissimo Maria Chiara, Sara e Isabel per questa bellissima occasione di riflessione comune, e naturalmente tutte le partecipanti e partecipanti. Alla prossima. Sara, a te.
Sì, anch'io vi ringrazio tutti, anche per me è stato molto stimolante e appunto pensavo che in realtà il futuro non esiste, no? È proprio l'effetto del presente, quindi anch'io l'invito è proprio a porre le cause nel presente, che poi alla fine è l'unico tempo che esiste davvero, no? E quindi a decidere nel presente quale cause vogliamo mettere, da vedere poi come effetto nel futuro. Grazie. Isabella, a te che passi la parola direttamente a Paolo, allora. Ti sentiamo. Vi saluto e ringrazio Paolo Masini, che veramente fa sempre dei percorsi veramente, trovo che molto interessanti, e quindi spero che un giorno ci potremo vedere in presenza. Appena esce questo libro lo dico a Paolo, che magari lo gira a voi. E intanto, se qualcuno è interessato a questo articolo sugli sfondi, ho girato a Paolo già questo articolo che ho presentato a Natale col collega Nicola Barbuti dell'Università di Bari. Ringrazio e a te, grazie ai colleghi. Grazie a te, Paolo.